cercarti, appunto, ci siamo chiamati così perché tanto ci sentivamo degli elementi un po' rifiutati dalla società, ma anche dallo stesso sistema culturale, soprattutto poi in un territorio come il nostro, quello Spezzino, che 10 anni fa, quando siamo nati, era molto periferico rispetto ai circuiti nazionali. Poi con gli anni c'è stata un'evoluzione anche in tal senso. Lo scarto è anche, diciamo, il movimento che il calciatore fa per scartare l'avversario e trovare nuove strade. È un nome azzeccato perché ci sentiamo ancora un po' scartati, ma stiamo ancora cercando la nostra strada. L'Associazione Culturale di Scarti è un'impresa di produzione teatrale, di innovazione. Negli anni è cresciuta attraverso progetti sul territorio, attraverso un'attività di produzione di spettacoli nell'ambito della ricerca teatrale e che gestisce diversi teatri della provincia. L'associazione impiega 13 dipendenti e una ventina di collaboratori occasionali. Produce spettacoli di 5-6 compagnie all'anno, quindi fa un'azione anche diciamo di sostegno a giovani compagnie emergenti. Attualmente abbiamo in gestione Teatro degli Impavidi, quindi gestiamo la stagione. È una stagione che cerca di coniugare l'aspetto, diciamo, più popolare con comunque la nostra storia, che deriva appunto da un percorso di un teatro appunto che viene dal circuito più della ricerca. E questo mix, diciamo, sta molto funzionando anche a livello di pubblico. La nostra associazione ha un'attività molto, appunto, molto importante dal punto di vista del sociale, quindi del radicamento sul territorio e della creazione di una comunità teatrale diffusa. Riprendendo anche il nostro nome, ci sentiamo molto affini con quelle fasce della popolazione che sono più a rischio emarginazione. Abbiamo una storia ormai decennale di rapporto con, appunto, tantissimi ragazzi disabili del territorio e con le loro famiglie in progetti teatrali che vedono appunto una parte laboratoriale che dura tutto l'anno e poi spesso, diciamo, questa cosa viene portata a compimento con un evento di spettacolo. Con le persone con disabilità cerchiamo di sempre di inserirle in progetti appunto, progetti di integrazione. Un altro, diciamo, settore è quello del teatro col carcere, con i detenuti, grazie a un progetto molto bello, molto importante, un progetto nazionale che si chiama Per Aspera ad Astra. Curiamo la parte che riguarda La Spezia, quindi abbiamo un gruppo di detenuti, una ventina di detenuti che svolgono dei laboratori teatrali, dei laboratori di tecnica e scenotecnica teatrale. Questo lavoro dà vita a uno spettacolo finale. C'è poi un altro gruppo a cui teniamo molto, che è quello degli studenti delle scuole superiori. Siamo sempre intorno ai 40-50 studenti che appunto seguono un laboratorio annuale e poi portano in scena un lavoro finale. Questo è un teatro, uno dei teatri più antichi della Liguria, del 1809. È stato fondato grazie appunto all'impegno e a questa impresa che fecero dei privati cittadini sarzanesi che appunto volevano un luogo dove ritrovarsi con la nascente borghesia cittadina. Il teatro aveva subito durante la guerra dei danneggiamenti in seguito ai bombardamenti. Nel 1949 è stato riaperto e appunto restaurato grazie a sottoscrizione di cittadini. Quindi di nuovo ritorna il tema
dei cittadini che si mobilitano per il loro teatro, così come fu nella fondazione del teatro stesso e anche nella riapertura del 2019, diciamo, perché anche lì è stata lanciata una campagna da noi che si chiamava I Nuovi Impavidi, in cui i cittadini, appunto, e le imprese, gli sponsor hanno contribuito alla riapertura e a finanziare una nuova stagione teatrale. L'Italia che cambia è la riscoperta di spazi e di esperienze collettive, come appunto nel nostro caso il teatro, una riscoperta di queste esperienze collettive attraverso lo sviluppo e l'investimento sull'arte, la cultura e la socialità, elementi che rendono migliore la vita di tutti i cittadini e di ogni singola persona. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.